Buonasera a tutti e benvenuti al quinto incontro con Semi di Luce. Allora, questa sera andremo a trattare un'altra tematica molto interessante. Andremo a parlare delle leggi universali. Quindi essenzialmente andremo a toccare il tema della legge di risonanza e della legge dell'attrazione, la famosissima legge dell'attrazione. Allora, che cos'è la legge di risonanza? Beh, in pratica ogni corpo possiede una propria vibrazione, una propria frequenza. E quindi attira altri corpi che vibrano della sua stessa frequenza. La legge dell'attrazione è qualcosa di simile, però con una particolarità, diciamo una piccola complicazione che si chiama il karma. Quindi la domanda è: che cosa attiriamo nella nostra vita e perché attiriamo quella determinata cosa? Quindi sbrogliamo una volta per tutte questa matassa intricata insieme ad Angela Francia, che ci spiegherà nel dettaglio che cosa sono le leggi universali. Allora, entriamo, eccola, facciamo entrare Ciao, Angela. Ciao, buonasera ben trovata. a tutti, buonasera, ben arrivati a tutti. Buonasera, Angela. Eccoci. Adesso dobbiamo fare chiarezza su queste benedette leggi universali che fanno un po' di confusione nella nostra mente. Andiamo a definirle una per una e poi vediamo in realtà che cosa hanno in comune l'una con l'altra. Beh sì, certamente sono le leggi che governano il nostro universo, almeno possiamo parlare del nostro universo sicuramente. Come sappiamo, e questo l'ho detto varie volte, non esiste chiaramente solo il nostro universo, ma esistono infiniti universi. Di questi infiniti universi non possiamo chiaramente pensare che tutti questi infiniti universi abbiano le stesse leggi universali. Si chiamano leggi universali proprio perché appartengono a un determinato universo. Troveremo quegli universi dove abbiamo le stesse leggi, similari, ma abbiamo anche degli universi che non hanno le stesse leggi, hanno delle leggi completamente diverse. Difatti, l'incontro tra queste due tipologie di universi sarebbe veramente molto, molto difficile, molto complicato. Questo lo sanno anche gli astrofisici, i fisici, sanno benissimo che due universi che hanno differenti leggi universali sarebbe veramente un bel problema poterli far incontrare, diciamo così. Leggi universali sono qualcosa di veramente molto prezioso che abbiamo perché qualora le persone ne siano consapevoli, abbiamo degli strumenti altamente validi per poter sfruttare al meglio le nostre potenzialità e conseguentemente anche cercare al meglio di, tra virgolette, ottenere quello che noi desideriamo, quelli che sono i nostri obiettivi, quello per la quale magari noi tendiamo ad avere comunque un'aspirazione. E qui spesso viene chiamata in causa la cosiddetta legge di attrazione. Sai che ci sono e ci sono stati, ma ci sono tuttora, tanti, tanti libri che parlano della legge di attrazione. Io stessa da una vita leggo libri sulla legge di attrazione, ma non esiste solo la legge di attrazione. Esistono tante forme di leggi, tra le quali anche la legge di attrazione. Quindi è come, in un certo senso, se noi pensassimo di volere un puzzle intero prendendo solamente una tessera. Va bene la tessera, va benissimo avere una tessera, ok, va bene. Ma per avere come noi desideriamo il puzzle completo, dobbiamo avere tutte le tessere, altrimenti il puzzle non lo facciamo. Quindi va bene conoscere la legge di attrazione. Ho questo tassello, quindi lo sfrutto per la conoscenza.
ma quando vado a mettere in pratica questa legge, perché spesso non funziona? Come dicevo prima, noi abbiamo visto tanti best seller, The Secret, The Key, la legge di attrazione, ce ne sono veramente tantissimi, possiamo veramente citarne tanti. Adesso ho citato quelli che sono maggiormente più in voga, quelli che magari vengono ascoltati di più, ma insomma ce ne sono un'infinità. Io stessa ne ho visti veramente tantissimi. Però leggo anche tante recensioni di persone che poi fondamentalmente dicono: va bene, ma io ho fatto questo, ho applicato in un certo senso quello che il libro, in quel modo, le tecniche del libro dicevano, però comunque non sono riuscita o riuscito ad ottenere questo che volevo, o perlomeno non totalmente, parzialmente. Quindi se andiamo a vedere poi fondamentalmente il risultato di questi libri, di questi grandi bestseller, vediamo che la maggioranza, quindi non una piccola fetta, la maggioranza delle persone non sono riuscite ad acquisire realmente quello che il libro proponeva. Cioè, claro. Diventare ricco, milionario, avere le ville, avere le grandi macchine. Vabbè, adesso sto dicendo a livello materiale. In esagerazione. Parliamo in maniera molto materialistica. Quindi, io magari esprimo dei desideri, faccio un tipo di percorso, cioè il percorso che il libro tende ad insegnarmi, a farmi comprendere. Nel momento in cui faccio questo percorso, dovrei, tra virgolette, ottenere quello che ho chiesto, adesso che sia un telefono, una casa, una macchina, un posto di lavoro, o quello che sia, insomma, dal piccolo al grande, l'universo non è che si spaventa dei grandi numeri, perché non è quello l'universo, quindi dal piccolo al grande, però non otteniamo effettivamente quello che abbiamo chiesto. Quindi quando vedo le recensioni, insomma comunque quello che viene scritto attraverso poi le persone che fondamentalmente hanno letto di questi libri, vediamo che qualcosa è mancato, un tassello è mancato. E qui dico, beh, io in esperienze, insomma, di anni e anni esperienze che ho avuto su me stessa, sugli altri, lavorando sugli altri, lavorando a un certo punto con il Theta Healing, perché il Theta Healing ti fa entrare totalmente nelle leggi universali. Chiaro. Quindi ho cominciato a comprendere che oltre alla legge d'attrazione, così tanto in voga, c'erano infinite, una marea di leggi. Ci sono leggi e sottoleggi. Le cosiddette leggi primarie e poi le varie sottoleggi, no? Come appunto la legge di vibrazione, la legge di causa-effetto, la legge del magnetismo, la legge del tempo, la legge della... Insomma, ci sono tante leggi e poi ci sono le cosiddette sottoleggi. A me mi affascina molto, per esempio, la legge del magnetismo. Mi affascina tantissimo, ci lavoro tanto in Theta con la legge del magnetismo, con ciò che attrae, il sentire, recepire, la percezione del magnetismo. A me il magnetismo è una legge che mi fa veramente emozionare ogni volta che la pratico in qualche modo. Quindi più della legge di attrazione, perché la legge di attrazione la conosco, ok? Legge di magnetismo è qualcosa che va veramente tanto al di là, perché c'è sempre qualcosa in un certo senso che ti fa riscoprire questa meravigliosa legge. Gli alchimisti nell'antichità conoscevano queste leggi. Trismegisto, sì. Paracelso, Archimede, insomma. Ecco qua, abbiamo una frase molto bella, perdonami se ti interrompo un secondo, ecco, che dice: tutto è energia che vibra ad una determinata frequenza, atterriamo nella nostra vita ciò che vibra alla nostra stessa frequenza, quindi eleviamo la nostra vibrazione. Ottimo, e qui ci aveva dato un'indicazione molto chiara, sì. Diciamo, questa frase potrebbe valere per 100 libri. Perché qui già c'è una chiave di interpretazione ottima, posso dire. Perché sì. Questo? Perché come vi dicevo,
va bene conoscere la legge di attrazione, ma se non conosciamo le altre leggi, non possiamo utilizzare una sola legge. Perché questo? Perché spesso le leggi sono sotto altre leggi, oppure sono ad incastro con altre leggi, cioè funzionano insieme ad altre leggi. Ok? Quindi il fatto di poter conoscere solo la legge di attrazione, purtroppo, non ci dà i cosiddetti risultati che noi, in un certo senso, avremmo voluto, anzi Esattamente. vorremmo. Perché se io poi non applico la legge di vibrazione, la legge di risonanza, la legge di causa effetto, la legge del magnetismo, se io non metto insieme tutte queste leggi, in un certo senso, io non posso avere, per questioni fisiche, insomma, qua parliamo di leggi fisiche, quello che io effettivamente sto desiderando è quello che voglio. Quindi è chiaro che conoscere la legge di attrazione va benissimo, ma non c'è sufficiente quel tassello per, come dicevo, per creare tutto il puzzle. Per creare il puzzle abbiamo bisogno delle altre leggi. Assolutamente. Quando Angela, ne io parla. direi, perdonami, io direi anche una cosa, forse ancora prima di andare a sviscerare che cosa sono queste leggi universali, io andrei a sviscerare quello che non sono, perché tante volte le persone possono immaginare, anche per come sono scritte magari determinati libri, che la legge dell'attrazione, così come la legge di risonanza, siamo una sorta di lampada di Aladino che basta sfregare e poi viene fuori il genio con il desiderio realizzato, oppure basta mettere la monetina, si gira e poi viene giù la sorpresa. Ma non è così. Cioè, uno non è che se pensa di avere un elefante in casa, per il fatto che l'ha pensato, poi si gira e ha un elefante in casa. Cioè, il pensiero deve diventare costante. Deve diventare quasi materia, cioè deve diventare materia, quindi è il pensiero che crea la materia, ma ci vuole una certa costanza, una certa intensità, giusto? Quindi il pensiero non basta che ci balena qualcosa per la mente e quindi la cosa è risolta, anche perché questo potrebbe accadere nel bene o nel male, insomma, a un certo punto. Ecco, ci vuole un certo tipo di approccio. Esatto. Beh, vedi, anche Einstein, come effettivamente lui stesso diceva, tutto è energia. Esatto. Sintonizzatevi su quel tipo di frequenza e attrae una realtà che tu vuoi. Sintonizzati a quella frequenza. Quale? Quindi, quando noi diciamo sintonizzati con quella frequenza, va bene, sì, a dire è semplicissimo. Ma sintonizzarsi su una frequenza spesso non è così facile. Ricordiamo una cosa molto importante, questa la voglio ricordare perché tutti l'abbiamo vissuta, Sì. nessuno escluso. In questi 2 anni, che cosa abbiamo vissuto dal inizio 2020 al 2022? Abbiamo vissuto a livello globale la frequenza quale? Della paura. La paura, la più bassa che ci sia. La frequenza della paura ha un ciclo di Hertz da 0, quindi la più bassa che c'è, a 2 cicli. Quindi la paura è la frequenza più bassa che abbia. Più bassa della paura non c'è, neanche la rabbia. Neanche il risentimento, l'odio, l'orgoglio, insomma, nessuno scende sotto lo zero. La paura è la frequenza più bassa che abbiamo. E chi sta in alto, per in alto non intendo l'invisibile, ma intendo il visibile, chi sta in alto, i cosiddetti governanti, chiamiamoli così, sanno perfettamente che la paura è una delle frequenze più basse. Se io mantengo una popolazione, una gran fetta di popolazione a una frequenza, come diceva Einstein, mettiti in quella sintonizzati in quella frequenza e ottieni quello che desideri. Ma in quel Esatto. caso tu non lo stai desiderando, perché non è che tu desideri la paura, per carità di Dio, ma la paura viene instaurata, viene messa nella mente e nell'anima dell'essere umano. Quindi abbiamo vissuto 2 anni con una frequenza bassissima, 0, 2, la più bassa che c'è. Cosa avranno attratto queste persone che hanno vissuto
avuto una frequenza di 0 e 2, non è che ci sia da aspettare grandi miracoli qui, eh? 0 e 2, queste persone avranno attratto e hanno attratto, per certezza matematica, perché qui stiamo sulla fisica, non stiamo sulla fantascienza, hanno attratto situazioni di paura. Quindi quello che diceva Einstein, io mi metto in frequenza, ok? Uh-huh. Con quella determinata, ecco, esatto, io mi sintonizzo con quella frequenza. Se io sto sintonizzata a una frequenza di 0,2 Hz, che cosa mi verrà? Mi verrà situazioni, eventi, persone, circostanze che stanno dalle 0 alle 2. E questo è il motivo per il quale, Angela, quando magari ci chiediamo, ma perché io attiro sempre certa gente, ma com'è che io attiro sempre le stesse persone? Beh, non dobbiamo chiederci perché attiriamo quelle persone, dobbiamo chiederci di quale frequenza, di quale vibrazione noi stiamo vibrando, perché noi attiriamo ciò che ci assomiglia. È chiaro, per quello dico. E questo, come dice, Einstein dice, non è filosofia, questa è fisica. Esatto. È fisica, non è né spiritualità, né filosofia, né esoterismo, questa è fisica. Ci porta, esatto, come affermazione. Sì, sì, ma parlano i fisici qui in questo caso, non stanno parlando certamente dei filosofi, quindi, o diciamo dei mistici, che già comunque lo sanno a prescindere questo. La scienza però ce lo deve dimostrare, ce lo dimostra in un certo senso. Quindi magari il mistico lo sa per sua conoscenza interiore, per una conoscenza elevata, il fisico ce lo dice perché lo sperimenta. Chiaro. Ok, quindi lo sappiamo perché la scienza ci dice che questa cosa è stata sperimentata. Quindi quando l'umanità è stata per 2 anni con una frequenza di 0 e 2, abbiamo attratto, tra virgolette, perlomeno chi era in quella frequenza dei 0 e 2, situazioni, persone, eventi che erano in quella frequenza lì. Quindi quando poi tante persone che hanno avuto paura di quel virus, diciamo così, purtroppo hanno attratto proprio quello. Perché se andate a guardare su Google e fate una ricerca alla frequenza della malattia, è una frequenza bassissima, è una frequenza che stiamo di nuovo dai 0 ai 3, dai 0 ai 4, stiamo frequenze dai 0. Quindi è chiaro che chi ha una paura, cosa accade nel suo organismo? La prima cosa che succede è che si abbassa il sistema immunitario. Amen. Perché hanno indotto una paura? Ah, perché l'hanno indotta la paura. La paura è stata indotta per abbassare il sistema immunitario, per controllare elementi, perché nel momento in cui abbassi la frequenza è 0, tu puoi controllare perfettamente le menti degli esseri umani, perché una mente che va a dei cicli di 100, 150 Hz e anche più, non la controlli, è impossibile, non gli fai nulla, sta troppo avanti con la frequenza. Quindi con 100, 150 attirerà situazioni, eventi, persone, circostanze che stanno dai 100, 150 e anche più. Infatti a queste persone non accade nulla. Assolutamente. Assolutamente. Io sono testimone oculare, posso dire, visivo, di persone che non hanno avuto paura, non è successo niente, nulla di che. Persone che purtroppo hanno avuto tanta paura, ma proprio tanta paura, è successo abbastanza, insomma, quello che non doveva succedere. Quindi cos'è questa frequenza sulla quale noi, come dice Einstein, ci dobbiamo sintonizzare? È una frequenza alta, non è sicuramente una frequenza bassa. Einstein sicuramente non consiglia dai 0 ai 2, 3, 4. Assolutamente. Assolutamente. Quindi se noi sappiamo che una frequenza come la paura, risentimento, rabbia, odio, orgoglio, hanno frequenze tutte, quelle che vi sto nominando, hanno una frequenza da 0 ai 4, 5, capite che noi siamo in una parte bassissima di frequenza, dove lì c'è di tutto, malessere, malattia, preoccupazione, la vita che non va bene, non funziona nulla, e se funziona questo non funziona quell'altro, se funziona quell'altro non funziona quest'altro, insomma, da qualche parte deve comunque uscire quella risonanza. Se noi vibriamo chiaramente a una frequenza, per esempio, come la gratitudine, l'amore,
Brava. La gioia, la compassione, che è una delle più elevate. L'amore e la compassione sono quelle che alzano il tetto a livelli sopra i 150 Hz. La compassione e l'amore è più della gratitudine. Quindi la gratitudine, il dire grazie, ha una frequenza, ma la compassione e l'amore vanno a un picco massimo di oltre i 150 Hz. Quindi una persona che si trova, capite anche voi, insomma, a livello proprio scientifico, chiaro, che si trova a una frequenza di 100, 150 o anche di più di frequenza, capite che è intoccabile questo essere umano? È intoccabile da un punto di vista mentale, da un punto di vista energetico, da un punto di vista di salute. Non lo tocchi, una persona come questa non la tocchi, perché è con le frequenze talmente alte che sinceramente non la sfiori. Qualsiasi cosa tu volessi fare a questa persona è intoccabile, perché ha una corazza energetica pazzesca. Perché accade questo? Perché un essere umano ha una frequenza di 0,2 e un altro essere umano ha di 100-150. Cosa distingue questa cosa? La distingue la consapevolezza. E la volontà. E la volontà, perché è una cosa che io ci tengo sempre tantissimo a dirlo, perché per esempio, l'amore è una scelta. La gratitudine è una scelta. Anche la gioia è una scelta. A volte non possiamo magari provare il sentimento spontaneo di felicità, di amore, di compassione, ma è una scelta che noi possiamo prendere. E funziona lo stesso, perché tutto non è legato, giusto Angela, correggimi se sbaglio, tutto non è legato al nostro movimento del sentire o del non sentire, che è poco in equilibrio tante volte per via di mille fattori, ma la nostra consapevolezza porta appunto ad una scelta che ci permette di ovviare a quelle che possono essere delle defiance, giusto? Allora sì, anche che nel momento stavo anche leggendo. Leggendo le domande, adesso rispondiamo anche alle domande. Anche il commento. Allora sì, come dicevo è un atto di volontà, ma prima ancora di arrivare all'atto di volontà ci deve essere sicuramente la consapevolezza, cioè io devo essere consapevole che ci sono le frequenze, uno, che esistono delle leggi, due, devo essere consapevole che ci sono delle emozioni che mi fanno vivere determinate frequenze e emozioni che mi fanno vivere altre frequenze. Quindi vedi di quante cose devo essere consapevole. Certo. Cioè, se io queste cose le ignoro, non le conosco o non le comprendo, faccio difficoltà. Voglio ammettere l'atto di volontà, ma prima di tutto devo essere consapevole. Quando sono diventata consapevole, quindi ho capito che c'è una legge di risonanza, una legge di vibrazione, una legge del magnetismo, quindi ci sono le frequenze e io capisco che non devo stare una frequenza dai 0 ai 4, ma manco 0 ai 5, 10, cioè devo elevarmi a livello di frequenza. Allora lì subentra l'atto di volontà. Perché? Perché come dicevi tu, non è sempre facile stare a 1000, diciamo, insomma, no? Anche noi che abbiamo delle frequenze magari più elevate, perché siamo più nel senso di gratitudine, di amore, di gioia, possiamo avere i nostri up and down, come si dice, no? Le nostre zone down, ma ci sta, siamo esseri umani, siamo qui su questa terra, io non sono una mistica, quindi insomma non ho questa frequenza alta tutto il tempo, quindi le mie frequenze vanno, no? Oscillano come tutti gli esseri umani in base anche alle situazioni, alle persone che ci sono accanto, ma quello che è importante è esserne consapevoli, perché io dico a me stessa, aspetta Angela, perché qui ti stai spostando su questa frequenza. Sulla frequenza faccio un esempio, è della sfiducia. Mettiamola così. Mi rendo conto che mi sto spostando verso quella frequenza, ne divento consapevole, perché poi ne sei consapevole, cioè dopo aver fatto un percorso non è possibile che poi non ne sei consapevole. Quindi diventi consapevole, applichi l'atto di volontà a quello che hai detto tu, mi ricentro, sposto la sfiducia e mi rimetto in un atto di fede, di fiducia verso l'universo. Quindi la consapevolezza perché è importante? Perché ci fa vedere quando ci stiamo spostando dall'asse, dalla centratura. L'atto di consapevolezza è quello, perché tanti si spostano ma non se ne rendono conto quando stanno troppo in là, ok? Quando poi cominciano a star molto male e chiedono ma perché sto così male? Quindi, mentre la consapevolezza è quella
quella maestra, diciamo così, quell'osservatore, che quando ti sposti un po' dal centro ti dice: guarda, ti stai spostando, ti devi rimettere un attimino al centro. Quindi l'atto di consapevolezza è anche l'atto di osservarsi, di sapersi osservare quando entri in uno stato d'animo piuttosto che un altro. Se tu entri in uno stato d'animo e ne sei consapevole, puoi spostare la frequenza, spostando chiaramente lo stato d'animo. Certo, non è una cosa semplicissima, perché spostare uno stato d'animo quando si sta in sofferenza o quando si è in uno stato, diciamo, di paura, non è sempre semplicissimo, è chiaro. Ma è lì la forza dell'essere umano, di un essere umano più evoluto, di un essere umano più consapevole, e andare anche oltre quella che è la paura, che è quella frequenza che oramai il 90% del globo conosce perfettamente. Quindi il fatto di instaurare dentro l'essere umano una frequenza così bassa è tutto a vantaggio di chi ci governa e tutto a svantaggio dell'essere umano. Assolutamente. Vorrei che rispondessi, Angela, a una domanda di Giuseppe, che dice: a me capita spesso che quando devo chiamare in un momento una persona, nello stesso momento mi cerca anche questa. Quindi siamo nella stessa frequenza di contatto? Quella sì, è una situazione di telepatia. Diciamo, quando si è telepatici, in un certo senso, quando l'etere dà quelle informazioni, noi riusciamo a captare una certa informazione e in quel momento accade che quella persona o la incontriamo o ci telefona o ci scrive, quindi entriamo in connessione diretta, diciamo così, con il campo dell'altra persona che sta mandando una sorta di, come si dice, di frequenza, di messaggio che l'altra persona riesce a captare. Quella è una forma chiaramente all'interno della telepatia, in un certo senso. E capita anche, so che capita a molte persone, anche insomma, quelli di pensare a una persona poi di incontrarla, o la sogna e poi il giorno dopo magari la incontra. Quelle sono proprio delle situazioni di bella telepatia, che poi sarebbero anche da sviluppare a volte, quando insomma ci sono questi bei canali. Se avete delle domande, fatele pure senza problemi, siamo qua apposta. Possiamo fare intanto, Angela, una cosa un po' schematica, giusto per essere proprio chiari, la differenza tra legge di risonanza e legge dell'attrazione. Qual è, diciamo, la cosa che le distingue e quella che le accomuna? Sì, intanto volevo un attimino rispondere a Loredana, che ha scritto una frase molto bella. Per me l'amore è uno stato d'essere, a prescindere se siamo consapevoli o no. Certo, hai detto benissimo, Loredana, perché l'amore non è neanche una legge, l'amore non è una legge universale, l'amore è amore, l'amore va al di là della legge, l'amore è quello che poi rappresenterebbe, no, in un certo senso, Dio, l'universo. Quindi l'amore non è una legge, la legge di risonanza, la legge di causa e effetto, l'amore non è una legge, non può essere una legge l'amore, sarebbe un paradosso. Quindi quello che dici del fatto dell'amore è assolutamente vero, perché l'amore che c'è, per esempio, di una mamma verso un figlio, di un compagno verso una compagna, di una persona verso un proprio animale, va al di là di tutto, va al di là anche della consapevolezza stessa, perché l'amore è la più alta forma di elevazione che c'è. Se io sono nell'amore, ok, è chiaro che sono nella forma di elevazione. Certo è, quello che dico io, bisogna accompagnarla con la consapevolezza, perché, faccio un esempio, io posso anche essere o provare, quindi l'essenza dell'amore attraverso la maternità, attraverso un amore per un genitore, per un compagno, per un animale, per tutto l'universo, per tutto il creato. Io sono vegetariana quando avevo 14 anni, 15 anni, l'ho fatto per amore degli animali. Quindi è un amore, diciamo, un po' più esteso, non per un solo animale di casa mia, ma per tutti gli animali del pianeta. Quindi cosa succede? Io posso mettere l'amore in maniera singola, quindi svilupparla per quella persona, per quella situazione, oppure posso sviluppare l'amore, diciamo così, a 360 gradi, verso tutto. Io estendo il mio amore verso tutto e tutti, che possono essere umani, che siano animali, che sia la terra,
la terra, io posso anche amare incondizionatamente la terra. Quello è un atto di consapevolezza nell'amore, perché l'amore, come vi dicevo, non è una legge, non può essere, l'amore è Dio. Dio non è una legge, Dio è Dio, l'universo è l'universo, chiamiamolo così, coscienza cosmica. Però va bene l'atto di amore, come dicevo, che io posso provare per un figlio, per un animale, per un genitore, per un'amica, per un compagno, ma l'amore è quello universale, quello verso tutti gli esseri, quindi parliamo di amore con la compassione, lì ci deve essere chiaramente un grado di consapevolezza, perché io, come se abbracciassi, diciamo, tutta la terra, con tutti gli elementi e i suoi abitanti, quindi è un amore nettamente più elevato, che questo, diciamo così, in un certo senso i mistici provano, quelli che hanno queste sorti di elevazioni spirituali. Certo, non è facile, ripeto sempre, non è una cosa, insomma, io non è che riesco ad amare il mio gatto o mia mamma come riesco ad amare tutti gli altri che stanno fuori, umanamente parlando è così, cioè, ripeto, siamo esseri umani, ma siamo qui anche per lavorarci su questo, per espandere il nostro amore. Io fino a qualche anno fa neanche facevo le dirette, perché sinceramente, scusate il termine, che me ne frega di come stanno gli altri, in un certo senso. Io amo gli animali, sto bene, io, la natura e gli animali. No, però lì c'è comunque un concetto egoistico. Ok? Quindi, che cosa faccio io della mia conoscenza? Cosa faccio io dei miei doni e dei miei talenti? Qua ci vuole, ma adesso magari Simona ce la dirà, la parabola dei talenti. Cioè, se io mi tengo i miei doni, i miei talenti dentro le mie tasche, cioè nelle mie mani, le mani le tengo chiuse, cosa ho fatto? Cioè, me le tengo per me quando ho dei talenti e dei doni che io potrei tranquillamente condividere con tante altre persone, potrei condividere questo con tantissime persone che magari come me sono nello stesso percorso o come me hanno voluto fare un percorso di consapevolezza, no? Di un po' di cercare di migliorarsi. Non parlo proprio di evoluzione spirituale, parliamo di crescita, di miglioramento, in un certo senso, perché qui non si finisce mai di crescere e di migliorare, però bisogna anche cercare a un certo punto di mettersi anche a servizio degli altri con i nostri doni, i nostri mezzi, i nostri talenti, quello che abbiamo, però mettersi al servizio anche degli altri. E qui dicevo a te la parabola perché tu sai di cosa parlo. Assolutamente, diciamo che ad ogni modo ogni dono che noi riceviamo è un dono gratuito che dall'alto ci viene affidato, ma ci viene affidato non soltanto per noi stessi, ma proprio per far sì che tutta l'umanità in qualche maniera ne usufruisca. Quindi la parabola dei talenti, che possiamo vedere nei Vangeli sinottici, racconta appunto di questo padrone che dà questi talenti, e poi c'è quello che ne riceve uno e lo fa fruttare, poi c'è quello che ne riceve diversi, però ha paura di usarli, quindi li sotterra. E quindi cosa succede? Che poi alla fine, quando il padrone torna e chiede conto di quello che ha affidato ai suoi servitori, arriva quello che aveva ricevuto tanti doni, che non aveva fatto niente per paura di perdere questo denaro, perché il talento, diciamo, nella Bibbia comunque era una forma di moneta, ma possiamo comunque fare la parafrasi. E quello che invece aveva un solo talento ha cercato comunque nel suo piccolo di farlo fruttare, ha ricevuto grandi elogi. Che cosa significa? Che significa che poco o tanto che noi abbiamo, in ogni caso siamo chiamati, abbiamo l'obbligo morale di utilizzarlo per la nostra crescita personale, ma anche per il bene del prossimo. Quindi chi ha il dono del canto, chi ha il dono della parola, chi ha il dono dell'arte, chi ha il dono della compassione, perché anche quello è un dono, di empatia. Cioè tutto quello che noi abbiamo di bello e di buono, dobbiamo condividerlo per rendere bella la nostra, diciamo, anima, la nostra crescita interiore, ma anche felici gli altri, perché quando tu fai un sorriso, chi ha una bella dentatura, un bel sorriso, sta bene di per sé, ma fa star bene gli altri. Un sorriso può cambiare la giornata a una persona, ma veramente, non so se voi, quelli che sono di Milano sicuramente lo sanno, guardatevi intorno in metropolitana, gente triste, gente che non sorride,
Io spesso guardo la gente in metropolitana e sorrido, e loro iniziano a sorridere, diventa un contagio, quello sì che è un buon contagio. E le frequenze si alzano, le mie e quelle degli altri. Qui posso rispondere anche a Riccardo, che sì. Dice l'amore che si riceve. L'amore che si riceve è qualcosa di molto positivo, perché come dice Simona, cioè il momento in cui una persona ti dà anche un sorriso in un certo senso, quindi tu ricevi l'amore, quando si riceve l'amore sicuramente quella frequenza così elevata non resta indifferente all'essere umano, è normale, è normale che qualcosa sposta, quello è certo, la frequenza dell'amore sposta. È chiaro, come si dice, l'amore sposta le montagne. Le montagne, sì, sì. Questo detto, esattamente. L'amore, posso dire, veramente sposta, perché nel momento in cui ami, comunque anche l'altra persona, adesso che si possa, ripeto, trattare di un figlio, di una mamma, di un compagno, di un animale, che, insomma, prendiamo a 360 gradi questa parola amore, l'amore per il divino, per Dio, tutto questo che c'è, chiaramente alla persona a cui arriva, alla quale arriva amore, è chiaro che sente un'ondata di amore. Noi, per esempio, in Teta, l'unica cosa che, di cui possiamo fare, una tecnica che possiamo fare senza il permesso della, perché si fa tutto col permesso della persona, l'unica cosa che non abbiamo bisogno, per esempio, di permesso, è fare amore incondizionato. Cos'è questo amore incondizionato? E quando io voglio inviare, chiaramente con una tecnica particolare chiamata il Theta Healing, e poi insomma, chi conosce il Theta questa cosa magari la sa, posso inviare una forma di amore su questa persona, e questa forma di amore eleva la persona, ma la eleva su tutti i campi, cioè dalla parte fisica, l'anima e tutti i vari corpi sottili. Quindi pensate dove andiamo a lavorare. Con l'amore incondizionato, cioè amore incondizionato, amore senza condizione. Quindi anche chi riceve amore chiaramente ne trae un certo beneficio, perché sente quel tipo di frequenza. Ma chiaramente. Rispondiamo ad Elvira, che chiede come lavorare sulla rabbia per cambiare frequenza, che è una domanda interessante. La rabbia è una di quelle che, se Elvira andrà anche lei magari su Google, potrà vedere su internet, che appartengono a quelle, diciamo, frequenze dai 0 ai 4-5 Hz, quindi anche lì stiamo veramente molto molto bassi. La rabbia, poi, per chi aveva seguito il mio webinar l'ultima volta, sa che è una frequenza molto bassa ed è una frequenza che purtroppo lavora interiormente in maniera molto disastrosa. Cioè la rabbia va sul fegato, ok? Quindi poi cominciamo ad avere problemi nei vari chakra, nelle varie parti energetiche e anche poi nell'aspetto fisico. Perché, come spiegavo anche nel webinar, il sentimento, che in questo caso lei cita la rabbia, crea, no, una forma di energia, ma quell'energia a un certo punto andrà, tra virgolette, a danneggiare anche la parte fisica, ok? Quindi è chiaro che della rabbia, come degli altri sentimenti bassi, ce ne dobbiamo liberare, assolutamente. La rabbia è una cosa che non deve essere assolutamente mantenuta per nessun motivo, perché logora e veramente distrugge la vita di chi la prova. Quindi io, per l'esperienza che ho, chiaramente quando una persona mi viene in sessioni per fare, diciamo, questi lavori, io vado a lavorare assolutamente con la tecnica del Theta Healing. Quindi con la tecnica del Theta io vado a lavorare sulla rabbia della persona, in modo tale da togliere assolutamente la rabbia e spostare la persona su una frequenza diversa. Lavorare sulla rabbia non è una cosa facilissima. Non è facile, perché la rabbia è veramente un qualcosa di che stravolge e che ti domina. La rabbia veramente domina l'essere umano. Quindi pensare a volte di riuscire da sé a fare un percorso non è sempre facilissimo. Magari se ci si fa aiutare in quei contesti, quando c'è, per esempio, una situazione di odio, di rabbia, di risentimento, di rancore, bisogna andarci a lavorare tanto, perché lì a livello inconscio bisogna andare a togliere delle cose che sono sia nelle memorie cellulari, molto probabilmente, e anche a livello inconscio. Vedi quello che dice Elvira, dice: quest'estate ho perso tantissimi capelli. Purtroppo poi va sull'aspetto fisico, la rabbia
è anche abbastanza immediata, nel senso che come emozione è una emozione talmente forte, quella della rabbia, del risentimento, del rancore, che chiaramente comincia facilmente a prendere la parte organica. Se è una rabbia leggera, magari dura no? vari anni, andiamo avanti e poi arrivano le cosiddette malattie. Ma se parliamo di una rabbia anche importante, come un risentimento, un rancore, un odio, okay? Se parliamo anche di genitori, okay? Mm-hmm. O di un compagno, lì la rabbia è forte, quindi va lavorato assolutamente a livello inconscio, assolutamente sì. Ciao Marco, c'è Marco che mi saluta. Abbiamo anche Claudia Pellegrino in diretta, la papessa, benvenuta Claudia. Ah, sì. Benvenuta, sì. Benvenuta anche a lei. Getred scrive una cosa molto giusta che rispecchia tanto il pensiero, che rispecchia un tanto in tutto il pensiero dei padri del deserto, dove dice: la rabbia si combatte in un modo solo, per evitare che si impadronisca di noi basta convertirla in energia benevola, non scaricarla all'esterno sugli altri, ma utilizzare la stessa energia distribuendola in noi come energia pulita in meditazione. Ed è quello che dicevano i padri del deserto, diceva: la rabbia è come un cavallo senza briglie. Ma se noi gli mettiamo le briglie, possiamo utilizzare questa stessa energia per il bene, che diventa coraggio, diventa audacia, no? Quindi sì, tutte le emozioni, anche negative, che noi abbiamo e che ci abbassano le frequenze, noi possiamo decidere consapevolmente e con la forza della nostra volontà, che è più grande di qualunque cosa, decidere di utilizzare questo stesso movimento dell'anima in una maniera completamente diversa. Siamo noi che abbiamo le briglie in mano, non siamo al contrario, non è il cavallo che porta noi a spasso, ma siamo noi che andiamo al galoppo sopra il cavallo. Quindi pensiamo sempre a questa cosa, non dobbiamo essere le vittime delle nostre emozioni, abbiamo la possibilità, grazie alla nostra intelligenza, alla nostra consapevolezza e alla nostra forza di volontà, di sovvertire la situazione, di cambiarla completamente. Anche perché se non la cambiamo ci sono conseguenze, ci sono conseguenze nel piano vibrazionale, quindi nel piano energetico, nei vari corpi sottili che poi insomma ne risentono, i chakra, e non da ultimo sicuramente insomma anche il corpo. Sì. Per esempio io conosco un oncologo integrato che ammiro e stimo tantissimo. E lui per esempio parla in un certo senso in questo termine, quando parla di malattie, perché lui ha a che fare con persone con problematiche di malattie tumorali. Lui quando parla di guarigione, ecco perché io feci questo un webinar sulla guarigione quantica, perché spiegavo appunto come è possibile guarire, sì, ma non semplicemente curando il corpo, addirittura neanche tanto la mente, ma quanto l'anima. In un certo senso, perché quella che deve guarire fondamentalmente è l'anima. Sì. Questo oncologo appunto spiegava alle persone come è stato in un certo senso, non dico sbagliato il fatto dell'approccio della medicina sulle malattie, ma di come non sia mai stata messa al centro dell'attenzione l'anima. È stato sempre messo al centro il corpo, la parte materica, senza mai andare a guardare dietro che emozione c'è. Che frequenza c'è? Perché se io, come dicevo Elvira, mi pare che si chiamava, la frequenza della rabbia e poi mi arrivano i calcoli al fegato o un tumore al fegato, non mi devo meravigliare. Lo sapevo, non lo sapevo? E questo accade. Accade questo. Quando ho qualcosa che devo comunicare, ma per anni e anni non sono riuscita a dire, non sono riuscita a comunicare, cosa succede? Quinto chakra, la gola, tiroide, mal di gola, cervicale, mandibola, denti, tumore alla gola. Quindi capite che le emozioni sono realmente delle frequenze, che sono frequenze benefiche o no. Quindi se io sono una frequenza che non è benefica, è chiaro che la rabbia prima o poi mi porta lì. Lo so. Ne sono cosciente, ne sono consapevole, quindi io quella rabbia la devo trasformare, quel risentimento, quel rancore, perché spesso ho in sessioni persone che hanno un forte rancore, lo posso dire perché è una delle, insomma, 90% io lavoro su quello,
con un forte rancore nei confronti dei genitori. Perché tante delle emozioni che oggi noi proviamo e tanto di quello che oggi siamo è dovuto anche e soprattutto ai nostri genitori. Prima ancora che la società, i primi 6, 7, 8 anni, ok, che siamo veramente delle spugne, quindi prendiamo tutto, sono i genitori. Quindi quando io vedo che c'è una rabbia, un risentimento, un rancore, ci sono dietro i genitori, anche se poi magari il rancore o l'odio o la rabbia è verso un partner, ok? Faccio un esempio. Certo. Ma dietro quella storia del partner, della relazione, c'era qualche conflitto con i genitori che non è stato risolto. Risolto quel conflitto con i genitori, ecco che paradossalmente anche il conflitto che poi con i partner si ristabilisce. Quindi vedete come sono importanti le frequenze rispetto alle emozioni che proviamo? È chiaro che se io sono in una frequenza così bassa, quindi una legge di risonanza, che cosa fa con una frequenza così bassa? Una legge di risonanza con una frequenza così bassa mi dice io risuono a una frequenza di da 0 a 4 Hz, io vado per legge di risonanza in risonanza con determinate situazioni, eventi, persone che ha quella frequenza lì, cioè 0,4, 0,5. Io con quella andrò in risonanza, non andrò certamente in risonanza con un evento, una situazione, una persona che sta a 100. Come ci arrivo da 0,5 a 100? Certo. È impossibile. Allora, cosa succede? Che se io comprendo, come dicevamo all'inizio, cosa sono le leggi, e ho capito che la legge di risonanza mi mette in risonanza con quell'evento, perché? Perché risuono io in quella modalità? Ho attratto quella persona, risuono io in quella modalità. Ho attratto questa situazione, sto risuonando in qualche modo in quella situazione lì. La legge di risonanza ci fa vedere attraverso l'esterno come stiamo risuonando noi. Esatto. Questo è fondamentale da capire, perché è una legge, la legge di risonanza è una legge fondamentale. Certo. Se non si applica la legge di risonanza, non si può applicare neanche la legge di attrazione. Assolutamente. Vogliamo dire, Angela, anche una cosa molto importante, che prima che diciamo queste frequenze basse vadano ad intaccare il nostro corpo fisico, prima devono passare diversi strati dei nostri corpi eterici, in ultima analisi vanno sul corpo fisico. Quindi cosa significa? Che fondamentalmente noi riceviamo l'input, il suggerimento, l'intuizione, l'ispirazione di cambiare delle cose, ma rimandiamo sempre, oppure facciamo orecchie da mercante, e quindi poi alla fine arriva la malattia, il malessere fisico. Quindi spieghiamola questa cosa, che non è che parte dal corpo, il corpo è un punto di arrivo. Certo, prima ci sono mille segnali. Assolutamente sì, assolutamente sì. Una cosa diciamola, perché è importante. Adesso dico una cosa un po' forte, ma mi sento di dirla chiaramente, altrimenti non la direi. Io ho fatto un piccolo esperimento, l'ho voluto fare io di mia spontanea volontà, con il consenso delle persone, perché io non faccio mai nulla senza il consenso delle persone. Ho chiesto alle persone che hanno fatto, insomma, le varie dosi, in particolare 3, quindi non ho visto quelle dei 2, ho visto quelle delle 3 dosi. Ho chiesto loro se gentilmente mi potessero far vedere la loro aura, il campo aurico. Mi hanno detto di sì, quindi sono andata a guardare il loro campo aurico. Vi dico che di tutte le persone che io ho visto, non ho trovato purtroppo una persona che con 3 dosi avesse un buon campo aurico, nemmeno uno. Erano tutti con un campo aurico indebolito, destrutturato, senza colori, o al massimo qualche grigi e via di marroni, grigi, qualcosa del genere, frastagliato. Quindi Cosa succede? Succede che il campo energetico di queste persone si è indebolito. Quando, rilacciandomi a quello che dici tu, il corpo lo vede dopo, il corpo arriva dopo, chiaramente. Certo, arriva dopo. Perché? Perché prima chi guarda l'aura, magari io chiedo il permesso e guardo, ci sono persone che la vedono, punto e basta, la vedono, ok.
quelli che vedono l'aura, perché riescono a dire ma quella persona si ammala di questo, si ammala di quella? Mica sono degli stregoni, eh? No. Sono delle persone che hanno la capacità di poter vedere il campo aurico, quello che con la fotografia di Kirlian siamo riusciti a fotografare, ok? Quindi si può anche fotografare l'aura. Quindi detto ciò, quando si indebolisce la struttura del campo aurico, arrivano le malattie, perché prima arriva un processo energetico, quindi un'energia bassa, un'energia che è stata comunque alterata, diciamo così, e poi chiaramente arriva la malattia. Perché prima di arrivare alla malattia, il corpo non è che si sveglia la mattina è impazzito e arriva un tumore o una leucemia o anche un mal di gola o un raffreddore. Passiamo dalla parte alta alla parte bassa delle varie malattie, prendiamole tutte, ok? Non parliamo solo di quelle importanti. Accade che nel mentre io sto vivendo un'emozione, l'anima sta vivendo un'emozione, quindi l'anima si mette in una determinata frequenza, la frequenza della rabbia, come diceva prima Elvira, quindi sto in questa frequenza qui, l'emozione sta lì. L'emozione porta queste informazioni, sale, quindi al cervello, il cervello codifica queste informazioni, cosa fa? Stando all'interno di un sistema di rabbia, io con il mio sistema nervoso, con il mio sistema immunitario, con il mio sistema endocrino lavoro. Il mio corpo sta lavorando, però sta lavorando con quella frequenza lì. Ok? Quindi a forza di lavorare con quella frequenza, cosa farà un domani il mio corpo? Mi produrrà la malattia, ma non dalla notte al giorno. Me la produce in mesi, anni. Perché se io quella cosa non la vado a risolvere, magari la rabbia me la porto un anno, due, tre, dieci, ma poi arriva lo scontrino, comunque arriva lo scontrino a fine. Perché questo? Perché chiaramente non ho minimamente voluto guardare a quelle che sono le mie emozioni e soprattutto non le ho volute trasformare. Perché va bene, io le guardo, le posso anche, capisco che ho questa rabbia, capisco che ho rancore, capisco che ho risentimento verso qualcosa o qualcuno, ma ci posso andare a lavorare, caspita. Certo. Ok? Perché una frequenza così, è chiaro che se, ripeto, prima della legge attrazione, stiamo sulla legge di risonanza, se io risuono con queste vibrazioni qui, con queste frequenze qui, che cosa voglio attirare? Che mi dà l'universo? Certo, è chiaro. È difficile. Se io invece alzo le mie frequenze, le mie vibrazioni, quindi risuono con una frequenza alta, beh, lì sicuramente posso avere maggiori possibilità di ottenere quello che voglio, perché ho alzato già di mio le mie frequenze, le mie vibrazioni. È chiaro che poi, come dicevo, bisogna guardare tutte un po' le leggi, nel senso di, per capire un po' come funziona, come funzionano le leggi universali, per capire anche come funziona la stessa legge di attrazione. E qui non dobbiamo assolutamente mancare sulla legge di causa-effetto, cioè sulla legge del karma, perché, questo lo dico anche perché, insomma, sto scrivendo un libro proprio su questo, cioè per far capire questo concetto che io ho già fatto in webinar, quando ho parlato un po' di cos'è il, diciamo, il karma, quindi karma e dharma. Ho cercato di far comprendere che il karma è un qualcosa di veramente importante. Innanzitutto da capire il karma, perché qui in Occidente si è completamente, siamo andati completamente fuori dalla terminologia reale del karma. Le persone pensano che il karma è un qualcosa che fai, hai fatto del male e poi ti arriva una vendetta universale, sembra. Se fai così poi arriva il karma e vedi tu. Non è questo. Il concetto di karma è stato completamente occidentalizzato, perché nei Veda, nelle Upanishad soprattutto, possiamo vedere che il karma non è questo. Il karma è quando si infrange una legge universale, è quando si infrange il dharma, è quando si tocca un equilibrio, e l'equilibrio universale non deve essere toccato. Quello è un karma. E la parola karma, come spiego spesso io, non è vendetta, altrimenti avrebbero messo vendetta, punizione. No, la parola karma significa azione, significa fare.
che è ben diversa, altrimenti avrebbero chiamato punizione, punizione divina, ma non l'hanno chiamata così, i Veda, come mai? Perché non è una punizione divina, non c'entra nulla con la punizione divina, non c'entra nulla che se qualcuno ci fa del male, noi stiamo lì a guardare se prima o poi inciampi che casca, no, non è questo il karma, assolutamente, perché molte persone, io vedo anche sui social, state tranquilli perché tanto prima o poi per quello se va fatto del male arriverà il karma, no, non arriva niente, quindi, cioè mettetevi l'anima in pace, chi c'ha rabbia, risentimento, odio e rancore, che a quelli non succederà probabilmente niente, perlomeno non che sia con causa al momento con la vostra situazione. Qui c'è una chiamata di anime che è diverso, una chiamata di anime che fanno un'esperienza. Quindi c'è veramente innanzitutto da rivedere che cos'è il karma, ecco. E poi una volta che abbiamo rivisto che cos'è il karma, per questo sto scrivendo un libro, perché sto scrivendo sia per quanto riguarda perché la legge di attrazione non funziona, ma lo sto riscrivendo anche per rifar comprendere, dato che non riesco a leggere un benedetto libro che parli di karma realmente, di cos'è un karma, anche di persone di un certo spessore come conosco io, adesso non voglio fare nomi e cognomi qui, però nessuno ancora ha capito esattamente il karma delle Upanishad, il karma dei Veda, un po' anche come ci ha insegnato il grandissimo Valentino Bellucci. Cioè qui bisogna tornare ai testi antichi per capire queste cose. Se noi pensiamo al karma all'occidentale, stiamo fuori strada completamente, aspettiamo che agli altri succede qualcosa quando agli altri non succede nulla, oppure pensiamo che noi facciamo un'azione, oddio, ecco Dio, adesso ci viene a bastonare. Allora, innanzitutto dobbiamo cambiare il concetto di karma e ritrovare il collo nelle Upanishad, che ci fa capire cos'è il karma, e poi comprendere con la legge di causa effetto perché la legge di attrazione non funziona. Perché se c'è in vigore una legge, l'altra legge fa difficoltà, ok? Quindi se noi abbiamo una legge di causa effetto da compensare, tra virgolette, mettiamola così con questo termine, la legge di attrazione non ha questa forza di poter interferire su un'altra legge, che è la legge di causa-effetto. Se c'è un karma, ok, quando io faccio un piano vitale, quindi entro in questa vita, mi incarno in questa vita, ok, è chiaro che di incarnazione in tutte quelle che io ho fatto porterò un determinato karma che è il mio, diciamo, personale, è un karma familiare, quindi perché porto anche un karma familiare oltre che un karma, diciamo, individuale, un karma collettivo. Per esempio, noi che ci siamo incarnati in quest'epoca abbiamo un karma collettivo, ok? Quindi ci sono varie anche tipologie poi di karma, però questo è fondamentale per capire perché poi la legge di attrazione non funziona. Perché nessuno, e io non vedo un testo sui libri di legge di attrazione che parla di legge di causa-effetto, di legge del karma, di come il karma può influenzare la legge di attrazione, perché qui sono due leggi, anzi tre, legge di risonanza, legge di attrazione e legge di causa-effetto. E se non mettiamo in sintonia queste tre leggi, è chiaro che questi grandi best seller non possono essere commerciali, vendere milioni e milioni di copie, ma fondamentalmente non hanno dato la consapevolezza alle persone di che cos'è veramente applicare una legge. Anzi, purtroppo i testi più vengono dall'America, scusate adesso se la dico proprio, più vengono dall'America e più sono commerciali. Dovete andare a guardare i testi antichi, dovete tornare ai testi veri, a studiare i Veda, le Upanishad, i Purana. È lì che trovate le realtà, non i bestseller che fanno miliardi a questi qua e la vostra vita più o meno è rimasta la stessa. Invece no, non serve fare chissà quali salti, basta andare sui i testi giusti, che sono i Veda, le Upanishad, e ce ne sono tradotti in italiano, ci sono tradotti in italiano. Quindi bisogna fare questo percorso di consapevolezza per noi fondamentalmente, per cercare di capire effettivamente come funzionano le leggi, altrimenti stiamo bene a dire credo, ricevo, grazie, dico grazie prima, poi puoi dire grazie tutto il giorno, dalla mattina alla sera, poi reciti pure il mantra dicendo grazie, non ottieni nulla,
Perché se ci sono delle situazioni che non coincidono, non si incastrano tra le varie leggi, no, non ottengo nulla. Sia che dico grazie, sia che ci credo prima, sia che lo visualizzo, posso fare tutte le tecniche di questo mondo che sono scritte in quei libri. Io mi sono letta bene, bene, bene. Come mi sono letta tanti libri sul karma. Io purtroppo devo dire che in Occidente ancora non vedo uno scrittore che scrive un libro sulla realtà karmica degli antichi testi vedici. L'hanno quasi tutti, o quasi tutti, occidentalizzata. E non fortunatamente tu stai scrivendo. E fortunatamente Angela lo sta scrivendo per noi. E quindi, visto che ormai abbiamo Valentino Bellucci, però devo ringraziare Bellucci assolutamente. E allora a questo punto ne approfitto, visto che comunque abbiamo il nostro tempo è per oggi è scaduto, ne approfitto per anticiparvi che il mese prossimo, quindi a gennaio, il 15 gennaio per l'esattezza, quindi dopo le feste di Natale, riprendiamo Semi di Luce proprio con il tema del karma. Quindi Angela ci parlerà del karma assolutamente, andremo a sviscerare ancora di più quello che ci hai adesso accennato e il 29 avremo la nostra prima ospite, quindi testimone Francesca Spades, che ci parlerà della ferita karmica. Tra l'altro è appena uscito il suo primo libro, che potrete trovare anche su Amazon, suppongo, che si chiama appunto Astrologia Karmica e parla proprio della ferita karmica, quindi di Chirone nei vari segni, e quindi ha accettato di essere presente con noi e di raccontarci il suo percorso come astrologa karmica e di spiegarci che cos'è appunto la ferita karmica. Quindi avremo un mese bello intenso e poi non vi dico quello che faremo a febbraio e marzo, avremo un sacco di testimoni che verranno a raccontarci la loro esperienza sulle svariate tematiche che andremo ad affrontare, e quindi noi siamo sempre aperti, come vi dicevo anche l'altra volta, alle vostre suggestioni, suggerimenti, se avete delle domande avete la nostra email dove potrete scrivere, quindi se avete, non so, desiderio di raccontarci qualcosa, di dare una testimonianza, se volete approfondire un argomento, se volete magari chiedere qualcosa di preciso a me, a Angela, insomma. Questa mail è a vostra disposizione per tutto quello che vi necessita. Noi rispondiamo sempre. Quindi, che dirvi? Intanto... Un'ultima risposta a Loredana, perché fa una domanda molto importante che stavo leggendo. Sì, vai. E chiede, ma quando arriva la malattia si può fare comunque qualcosa? Quindi Loredana fa un'ottima domanda e merita chiaramente risposta. Sì. Assolutamente sì, Loredana, certo, non è che nel momento in cui arriva una malattia tutto è perduto, assolutamente no, come dicevo, che possa essere da quella più leggera una malattia, quindi parliamo di cose molto banali, a quelle che a volte possono essere quelle più dure, pesanti, forti, dove veramente si rischia di andare dall'altra parte, mettiamola così, si può fare qualcosa, certamente, assolutamente. Guardate che già molti e questo l'avevo letto già 20 anni fa quando iniziai le mie prime ricerche, quindi ero una ragazzina, che già all'epoca venivano fatti in varie strutture ospedaliere in America, dove si lavorava sui tumori, dei percorsi di consapevolezza. Forse molti di voi conoscono il medico indiano che adesso è in America, Deepak Chopra. Vi invito ad andare a vedere, Deepak Chopra si chiama. Lui ha scritto vari libri e lui dall'India, quindi è un medico indiano trasferitosi in America, lui già nelle sue cliniche cosa faceva? Oltre che curare la persona, malato di per esempio di tumore, a livello quindi di farmacologia, lo curava sotto l'aspetto dell'anima. Cosa succedeva? Che quando venivano curati sotto l'aspetto dell'anima, la risposta era non solo più veloce, ma c'era la risposta. Quindi si era compreso che, chiaramente, come dice Loredana, si può lavorare sulla malattia? Assolutamente sì, si deve, perché la malattia ti sta dicendo, ragazzi, cioè, c'è qualcosa che non va, dentro c'è uno squilibrio, c'è una dissonanza,
c'è qualcosa che non sta funzionando come si dovrebbe, ma non solo a livello fisico in quel momento, soprattutto a livello dell'anima, a livello delle emozioni. Quindi curiamo la malattia in quel momento con la metodologia che va chiaramente curata la malattia, ok? Ma andiamo a lavorare anche sulla nostra anima e sul nostro inconscio, perché quando lavoriamo sul nostro inconscio e sulla nostra anima, le cellule se ne accorgono, perché le cellule sono intelligentissime, ok? Le cellule si accorgono che stiamo lavorando sulla malattia, su quello che noi abbiamo. Quindi la ridana assolutamente sì, per tutte quelle persone che hanno già una problematica, una patologia di qualsiasi natura sia, certamente che si può lavorare, perlomeno anche che quelle situazioni veramente più gravose possono essere fermate, bloccate, mantenute. Quindi assolutamente sì, questo è, mi ha fatto piacere questa domanda perché è molto bella, perché fa capire che anche in un contesto già di malattia la persona può assolutamente uscirne fuori. Assolutamente, c'è sempre una soluzione, c'è sempre una soluzione, l'importante è prenderne consapevolezza e lavorarci su. Allora vi ringraziamo tantissimo per essere stati con noi ancora questa sera, ci sentiamo, anzi ci vediamo dopo le feste. Vi manderemo un piccolo messaggio di auguri per la vigilia di Natale, così ci facciamo gli auguri. E allora grazie, ci vediamo quindi il 15 gennaio con Angela e la nostra cara Chiara dietro le quinte per parlare del karma, e poi il 29 gennaio con Francesca Spades per parlare della ferita karmica. Grazie a tutti, vi auguro una buona serata, una buona fine di domenica, una buona settimana e namaste a tutti. A presto. Grazie a tutti, grazie, buona serata.